mia visione sarà semplicemente legata alla polenta invece di essere passata in forno a essere fritta, molto legata a quello classico, anche perché un piatto di tradizione, qualsiasi cosa si faccia, diventa sempre, resta sempre quello lì della tradizione, quindi ho cercato di trasformarlo il meno possibile, e quindi con il ragù classico del frattacchio e con un piccolo ristretto di vitello che viene cotto e filtrato per circa 4 giorni. Quindi questa è un po' la mia visione di questa ricetta. Quanto tempo? Non mi salta più, una mezz'ora. E poi la prendiamo la tagliata, con il coltello, con il filo, e mettiamo dentro prima un musichetto, poi le feste. Come una lasagna. Abbiamo il formaggio, se poi prendiamo con la mano il formaggio. Che vi siete messi? Ah, vedete, con i guanti, con le mani. E la salsa poi come si fa? Come si fa il sugo per fare poi la spalmare il sugo? Facciamo a fuoco lento, facciamo una cremina, poi dopo ci mettiamo la carne di maiale. Pure la carne di maiale. Sì, e il formaggio, ci mettete anche un po' di formaggio? Formaggio di pecora, di mucca o quello che ci sta? Oggi parmigiano. Parmigiano moderno.